da un tempo storico, invece, il rapporto di contemporaneità sarà reso da un congiuntivo imperfetto. Eri figlia tua? Ieri tua figlia, dice Aurelia, la madre di Cesare, parlando della nipote, querebat, chiedeva, imperfetto indicativo, da quero querere, tempo storico, cur mater et amita Iulia non luderent secum. Perché, cur, la madre e la zia Giulia, amita Iulia, non luderent secum, non giocassero con lei. Quando nella principale c'è un tempo storico, querebat in questo caso, per esprimere un'azione che si svolge contemporaneamente a quella della principale nel passato, l'interrogativa indiretta ricorre all'imperfetto congiuntivo, in questo caso luderent, che è l'imperfetto congiuntivo attivo di ludo, ludere. In italiano abbiamo tradotto questa forma con il congiuntivo imperfetto giocassero. Quello di anteriorità da un congiuntivo più che perfetto e Mecum querebam, si chiede Cesare, preoccupato per la sorte della moglie Cornelia. Quid me fuggisset? Che cosa mi fosse sfuggito? Quidve erravissem, o in che cosa io avessi sbagliato? Fugisset ed erravissem sono due più che perfetti congiuntivi, rispettivamente da fugio, fuggere, e da erro, errare. Essi esprimono un'azione che è avvenuta nel passato, anteriore a quella della principale, querebam, mi domandavo, tempo storico. Il più che perfetto congiuntivo si usa sempre per esprimere l'idea dell'anteriorità in dipendenza da un tempo storico. In italiano l'abbiamo tradotto con un congiuntivo trapassato. Mi fosse sfuggito, avessi sbagliato. E infine il rapporto di posteriorità sarà reso da una forma perifrastica del tipo urus essem. Scire volebam, volevo sapere, chiede la piccola Giulia alla schiava Rufa, quando mater reditura esset, quando sarebbe tornata la mamma. Quando mater reditura esset è l'interrogativa indiretta che dipende da scire volebam. Volebam è l'imperfetto indicativo di volo velle, dunque un tempo storico. L'interrogativa indiretta, in questo caso, indica un'azione che si colloca in un momento successivo a quello della reggente, e cioè posteriore. Per esprimere la posteriorità nell'interrogativa indiretta, in latino si usa la perifrastica attiva, una costruzione formata dal participio futuro, reditura in questo caso, in unione alle voci del congiuntivo di sum. Qui abbiamo il congiuntivo imperfetto esset, perché nella principale c'è l'imperfetto indicativo volebam, un tempo storico. In italiano abbiamo tradotto reditura esset con un condizionale passato, sarebbe tornata.